farai da grande? Il meccanico a Milano. E tu? Il meccanico a Milano. E tu? Il meccanico a Torino. E tu? Il meccanico a Torino. E tu? Il meccanico a Milano. E tu? Il meccanico a Torino. Da quanto tempo è a Milano? 2 anni. Come si trova a Milano? Abbastanza bene. Da dove viene? Dal sud. Pensa di ritornare nel suo paese d'origine? No, penso di no. Perché? Perché mi trovo bene qua. Quanti giovani come lei sono partiti dal sud? Tanti. Molti qua a Milano e tanti all'estero. Se potesse, tornerebbe al suo paese? Sì, ma se c'è lavoro, sì. Tornerei volentieri. Cielo e terra. Terra aspra, avara. Ogni tanto una vecchia casa, semidiroccata. E ogni tanto qualcuno, la schiena curva sulla vanga. Sono gli uomini dei cosiddetti deserti, cioè delle zone improduttive. È una faccia dell'Italia. Sia al nord che al sud, le industrie, le grandi concentrazioni urbane, il benessere che avanza. Un mondo di contrasti, certamente, ma vivo. In continua crescita. Di qua, invece, l'immobilismo, l'attesa. Sono le zone dell'alta e media collina e della montagna. Alcune povere, altre meno. Qualcuna, ed è questo il tema dell'inchiesta, talmente priva di risorse da apparire irrecuperabile. Difficile tracciare un confine netto, uno spartiacque ideale che consenta di dire quali sono tra queste le une e le altre. Più o meno lo stesso problema degli altri paesi europei. Da noi si avverte particolarmente al sud. Che cosa fare di queste zone? Possono essere migliorate? E possono essere migliorate tutte? Oppure è utile, per forza di cose, abbandonarle? Attendono una risposta ai diretti interessati, cioè coloro che sono rimasti su queste terre. Queste zone, specie al sud, sono quelle che hanno dato il più alto contributo all'immigrazione. Qui gli uomini prima lavoravano la terra in una condizione che oggi non possono più accettare. Poi, via via che si creavano occasioni di lavoro, sono passati alle fabbriche e ai cantieri. Se li sono presi le città e le pianure, così com'erano, braccianti. Niente di più e niente di meglio. Ma nello stesso tempo hanno trovato molto di più e di meglio di quel che hanno lasciato. Ma per coloro che sono rimasti, o per chi pensa di tornare, che fare? Quale sarà il loro destino e il destino di questi deserti? Prendiamo un paese campione. È in Irpinia, terra d'emigrazione. 495.000 abitanti nel 51, 453.000 nel 68. Un campione volutamente non eccezionale, non il più povero, non il più ricco, sulla media. Si chiama Frigento. 200 macchine, 700 televisori, una farmacia, un ufficio postale, un cinema. Ogni tanto, quando è festa, si balla la quadriglia. Frigento, 911 metri sul livello del mare, 3.700 km quadrati di superficie, 96 km di strade comunali,
quasi la metà della popolazione emigrata. Ora ci sono 3.800 abitanti, 2.500 donne e 1.300 uomini, 7 carabinieri, il carcere, 2 scuole magistrali, una di avviamento industriale più quelle dell'obbligo. Qui, il 14 novembre del 43, ci fu una rivolta di braccianti. Ora se ne sono andati. Rimangono i loro figli e i figli della borghesia. Ogni anno gli emigrati inviano al paese circa 300 milioni di risparmi. Però io ho voluto mettere spese arretrate 700.000 lire. Ma chi è rimasto a lavorare la terra? C'è consiglio comunale. Sentiamo cosa dicono. Dei contadini, però in maggior parte donne e persone anziane, perché la manodopera giovane va all'estero, sia pure non definitivamente, perché il guadagno dell'agricoltura qui si è ridotto, trattarsi di agricoltura povera. Quanta terra ha lei? Una quindicina di tombole, sotto e giù, 3-4 ettari. 50. E cosa ricava da questa terra? Io non ricavo niente, ricavo che devo abbandonare la mia famiglia e dopo che ho fatto il mio lavoro devo andare a vedere dove posso lavorare il giorno presto. Vorrei far notare la differenza in Trigento da 15 anni a questa parte. Oggi noi che cosa troviamo? Tutti parlano male, a cominciare dai contadini, ma ciò non è vero. Guardate, perché voi dovete parlare con la gente di buon senso, non con quello che è sempre contrario. Se noi andiamo in campagna, ed io ci vado spesso, e spesso mi siedo a tavola dai contadini e mangio con loro, questo lo posso dire chiaramente, devo notare questo, noto questo. E non è che io ho invidia, che le case dei contadini di Frigento sono le più belle. Sono più belle della mia. Se la casa del contadino è più bella della tua, tu lo hai detto con un certo tono di voce che sarebbe una cosa assurda, secondo te. Non ha visto le... No, perché voi dite, no, voi dite che i contadini se ne vanno, eccetera, eccetera. Su questo sono d'accordo. I contadini se ne vanno, ma non è che abbandonano completamente Frigento. I contadini tornano e tornano per abbellire le proprie cose. Noi siamo meridionali, siamo attaccati alla terra ed è proprio qui il dramma, che sta gente viene e non trova niente. Abbiamo creato le strade per la campagna, abbiamo dato l'illuminazione elettrica a tutta la campagna e alcune contrade hanno già l'acqua in gas, alcune contrade hanno già il telefono in teleselezione. Questo credo che sia un miglioramento in 5 anni fatti, di cui la gente può essere anche qua. Andremo ancora.